tutti dalla vostra Mare in Crisi, sono tornata sempre più raffreddata, come si potrà sentire dalla mia voce. Oggi sono qui per il nuovo tutorial, il secondo speciale di San Valentino. Cosa andremo a fare? Una cosa semplicissima, un tutorial semplicissimo, ma molto molto carino. Andremo a realizzare un portachiavi a forma di cuoricino. Il materiale che utilizzeremo sarà il panno lenci. Quello che ci occorrerà sarà soltanto un foglio di panno lenci in rosso, un cartamodello a forma di cuore, dell'imbottitura per confetti, ma se voi non l'avete potete utilizzare il cotone idrofilo, della colla a caldo, delle forbici, matite, tutto ciò che possa servire per decorare. Iniziamo subito con il tutorial. Dalla carta modello dei cuoricini che abbiamo utilizzato l'altra volta per fare la cornice portafoto, scegliete il cuoricino di 7,5 di diametro, che poi sarebbe questo qui. Con la penna cancellabile, quella che utilizzo sempre, vado a ricavarne due sagome per poi ritagliarle in questo modo. Ed eccoli qui i due cuoricini ritagliati. Con lo scarto del ritaglio ci creiamo una fascettina di 6 centimetri per 1 centimetro. Questo ci servirà per poi creare appunto il portachiavi, il gancetto su cui mettere poi l'anello per il portachiavi. Ma andiamo per gradi, accendiamo la colla a caldo e attacchiamo la parte bassa del cuoricino l'uno all'altro in questo modo. Mettiamo un filo di colla e ci fermiamo qui e l'attacchiamo. In questo modo le due parti sono incollate. Adesso prendiamo il pezzettino di stoffa e andiamo a incollarlo qui, un puntino di colla all'interno, attacchiamo in questo modo. Questo passaggio poteva essere fatto anche prima, forse sarebbe venuto anche meglio, ma siccome sto improvvisando insieme a voi, va bene così. Adesso mettiamo un po' di colla a caldo qui nella parte esterna della linguetta per poi andare a sigillarlo così. In questo modo chiudiamo questa parte che era rimasta aperta con la colla a caldo. Prendo un po' di cotone idrofilo o imbottitura per confetti e la metto dentro. Cerco di spingere in profondità, si riempie tutto e si diventa morbido. Ho aggiunto altra imbottitura e vado sigillando, ma non chiudo un altro pezzettino del cuoricino. Non l'ho chiuso del tutto perché con il dito voglio cercare di espandere tutta l'imbottitura in tutte le parti, ma penso che già così ci siamo. Quindi adesso posso sigillarlo del tutto. Ed eccolo qua, la struttura del cuoricino è terminata. Che ne pensate? Adesso andiamo a decorarlo. Vorrei, visto che abbiamo utilizzato soltanto la colla a caldo per unire tutte le parti del cuore, mi piacerebbe invece creare l'effetto della cucitura. Ho comprato un Uniposca bianco e vorrei creare le linee in diagonale. In questo modo continuo per tutti e due i lati del cuoricino. Ed eccolo qui, guardate, sembra realmente che il cuoricino sia stato cucito, invece è soltanto un effetto ottico. Voglio fare la stessa cosa pure per questa parte qua, così che sembreranno delle cuciture. Per far sì che sembra vero, bisogna fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Perfetto, adesso il cuoricino sembra essere cucito da tutti e due i lati. Che ne pensate?
carinissimo, sembra veramente cucito, è veramente un amore. Mi piace anche questo effetto di bombatura che non è piatto, è proprio, dà una bella sensazione al tatto, mi piace tantissimo. Adesso andiamo a mettere qualche decorazione anche qui, con questa fustellina e anche con la Big Shot. Eccola qui. Sono andata a intagliarmi queste letterine nella gomma crepla perché ho intenzione di scrivere nel nostro cuoricino ti amo. Se voi non avete questa fustella che ho comprato su AliExpress a meno di 1 euro, penso, potete utilizzare il cartamodello con le lettere che vi ho messo l'altra volta nel video delle portafoto. Ma io avevo queste, le letterine sono piccole, quindi sono perfette per il cuoricino. Ok, ho staccato le letterine e adesso le vado a incollare. Ed eccolo qui. Abbiamo messo le letterine e adesso è completato. Devo dire che non è stato semplicissimo mettere le letterine perché avevo provato con la colla a caldo, ma essendo piccoline e molto strette mi sono bruciate più o meno 3-4 volte e allora ho optato per la colla Pattex, che è stato molto più semplice in questo modo. Se questo video vi piacerà, ne farò altre versioni. Ho aggiunto anche l'anello, così il cuoricino è pronto per avere le sue chiavi e per essere regalato. Che ne pensate? A me è piaciuto tanto realizzarlo, penso che sia veramente carino. Se volete acquistarlo lo potete trovare nella mia pagina Facebook Wedding Planner in Bomboniere. Se invece volete provarlo a realizzarlo come l'ho fatto io, seguite questo tutorial. Se volete altre versioni di questo tipo di portachiavi, scrivetemelo sotto e penserò a qualcosa di diverso. Se questo tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciate tanti mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!